Eccoci qua, prima partita tra Tyler Hatchell e Nathan Stoyer, Stati Uniti contro Stati Uniti. Il dado è per il primo dei due e chiaramente, insomma, adesso cominceranno a scambiarsi delle cortesie. Se non sbaglio c'è un mulligan da parte di Hatchell. No, opening hand, 7 gara. No, non c'è nessun mulligan, scusate. Allora, la mano di Nathan ci presenta il classico reprieve, meglio entra la carta di Nathan in questo draft, considerando che ne ha solamente 3. E poi un Faramir, e un removal che ammassa 2 e un Roirim che fa 4 mana, 4-3 che tenta. E intanto ci hanno portato la pizza Simone, la pizza, vogliono farci mangiare a noi la pizza qui, a chissà noi, come a sarà, proprio, e non ci hanno fatto mangiare il prosciutto. Comunque 2 mana 2-1 e 2 mana 2-1 che quando muore ammassa 1, ottimo drop a 2 per Tyler in questo matchup dove probabilmente si scambieranno risorse. Attacca per 2 e rimane open di reprieve. Stappa pesca un'altra terra invece per Nathan, che sta pescando un buon quantitativo di terre purtroppo. Terra passo, non ha un drop a 3, non ha un drop a 2, ha due drop a 4, un removal a 4 e un reprieve. Ora attacca ancora per 2, manda Nathan a 16, Tyler la pianura e arriva un Torment, eccolo, of Gollum, e qua arriva il reprieve ovviamente. Però reprieve su questa perché ora sempre su 4 mana, dai. Sì, ora Torment of Gollum probabilmente si prenderà Ombromanto dalla mano di Nathan, che ha pescato per appunto Ombromanto e un merdi, uno dei tre disegni di merdi. Beh, veramente, ripeto, mazzo di Stoyer oltremodo solido. 4 mana, cosa facciamo? 4 mana secondo me. E che facciamo? O la 4-3 o Fore of Orcs, che è la saga, no? No, non è la saga. Fore of Orcs è il removal, quindi non penso sia bello fare removal. Il removal non è bello, no. Oddio, potrebbe farlo perché fa 2 danni a quello, che comunque crea un 1-1 che blocca col 2-2, però sta pensando a me se fare Faramir o 4-3. Penso che farà 4-3. Infatti fa 4-3, tenta. Viene tentato dall'anello. Niente, questa cosa che metto l'anello mi fa impazzire a me. Cioè, è bellissimo. Cosa incredibile. Bella anche la carta grossa con gli effetti dell'anello, eh. Sì, e arriva un'altra volta, appunto. Torment of Gollum, che penso si prenda Ombromanto. Intanto scrive. Qui lo scarto più forte. Hai visto, c'è anche un Gerardo Delia che ci è venuto a trovare, che sicuramente possiamo come si dice? Lo facciamo intervenire al commento. Vuoi commentare Tyler Hatchell contro Nathan Stoyer? Ah, ammazza, scarso Nathan Stoyer, okay. Strano che sta 2-0. Strano, aspetta che lo faccio avvicinare. Vai, facciamolo sedere. No, ma devo andare a giocare, quindi devi andare vi a giocare, al Gerardo. Sì, come, quanto stai? 2-0. 2-0, 2-0 come Nathan Stoyer, sì. Quindi sì. In modern, costruito. Modern, sì, stai giocando? Four Color Four Elementals. Color. Non ti smentisci mai. Quanto devi fare per vincere serio? 6-0 patta patta, credo. E poi faccio top 8 e... Ah, perché c'è la top, quindi sì, torniamo con la top. Esatto. Mazza, siete tantissimi. Siamo 240, una cosa che del genere. Che meraviglia, figo, noi qua figo. A commentare, eh? La vita è così. Le volte si sbaglia. Ma sei sicuro di andare via? Quindi non puoi. Adesso inizia il turno, mi è arrivato un messaggio. Allora, in bocca al lupo. Tornerò a salutarvi. Vediamo se vince Stoyer. Ti aspettiamo. Forza italiani. Forza Italia, assolutamente. Bravissimo, visto, dice forza italiani perché non vuole ricordare quel partito di Berlino. Io invece non me ne frega niente. Ormai ho sdoganato. Forza Italia. Cioè, tanto voglio dire, ho capito che a voi vi stava simpatico, quindi che devo fare? È così. A me no. Così, se fa politica, se fa. No, infatti sti no, dai, politica non si può fare perché poi ci bannano da Ultimate Guard. No, non succede. Allora, Squig dice: sì, però far vedere lo stesso giocatore
mi sembra un po' too much. Stanno facendo vedere il primo tavolo del pod. È quello, quindi purtroppo. Quindi che, se, che se lui vince ha fatto sempre, 3-0. cioè, oddio, 3-0 non lo sappiamo, magari se perde qua. Se avesse vinto dal basso, uh-huh, avremmo visto adesso dal basso. Non so io. E invece purtroppo dal basso è purtroppo morto. Dal basso ha perso contro Ignavi Ardogo. Vabbè, Ergatto giustamente dice Ergatto grande nickname Ergatto. Non come Italian Mbappé, perché Italian Mbappé, ragazzi, ha fatto breccia dentro il mio cuore. Comunque, detto ciò, le partite moderne daranno fra poco, non manca tanto. Esattamente, dopo questa. Ci siamo quasi. Forse c'è qualche fegatello dopo questa, ma poi ci sarà Modern, chiaramente. Sì, io ho voglia di vedere Modern. Anche io. Perché comunque purtroppo, come dicono anche in chat, ci stanno facendo vedere questo pod, solo questo pod, che mi sembra risolto. Effettivamente, ora, posso... Non voglio le partite sono molto belle. Bisogna sempre, ovviamente, da commentatori, sai... Bisogna sempre un po' fare la sa, chi lo sa, cosa succede. No, vedete, non lo sappiamo veramente. Il fatto no, che Nathan però, c'ha un mazzo, ragazzi. Nathan c'ha un mazzo infermabile. Dopo questa non fanno posa per il panel di potrebbe. Ma io la fanno, lo fanno oggi. Fanno oggi. Ah, sì, sei sicuro? Mi sembra all'una. Sono le 1:40, perfetto. Non lo fanno all'una, ma lo faranno, penso, durante la giornata. E quindi. Tra 20 minuti. Ah, quindi alle 2, quindi alle 2 ci sta. Ah, dai, quindi questa partita durerà almeno i 20 minuti, dici? Grazie all'informazione, perché effettivamente ci abbiamo fame. E ripeto, ci hanno portato la pizza a noi adesso qui. Hanno fatto vedere 4 carte e noi purtroppo non abbiamo non abbiamo la diretta, che non sappiamo cosa stanno facendo la regia americana. Intanto Nathan, nel dubbio, gira tutto il tavolo verso destra, compresa pure la tovaglia. Attacca, pesca, scarta, pesca solo, no, invece, perché ha... c'è Faramir, c'è di tutto. Nathan non c'ha timore, c'ha un bel mazzo, attacca senza paura. Ora presumibilmente Tyler andrà a fare un bouncer, che doveva fare prima probabilmente, su prima di far triggerare Merdi, e poi blocco. Bouncer mette come seconda nel mazzo Faramir, prende 5 danni, trada Merdi per il 2-1 e niente. In realtà ha molte carte in mano Tyler, mi sembra abbia 4-5 carte, e una di queste è Moat of Sauron, che è sempre abbastanza figa da fare. E pesca isola, quindi arriva finalmente la quinta terra per Tyler, che di cui necessitava assolutamente. Arriva Moat of Sauron, che macina 3 e ammassa X, dove X è pari al numero di instant e sorcery controllate dal giocatore nel cimitero, scusate. E qui si gonfia l'army di Tyler, diventa un 5-5 e un 3-4, mentre Nathan presenta un 4-3 tentato dall'anello e un 1-1 Menace. Arrivano dalla chat, iniziano a parlare comincia, di Modern. Si comincia. Ci stiamo scaldando per questo. Tutto dopo, Zardast 88, tutto dopo. Ci mettiamo, siamo stati dei io commentatori. Io in realtà ci ho provato a buttare il Modern in mezzo, ma ha fermato. Perché ti ho detto che adesso dobbiamo commentare questo limite. Tu ne sai tanto di questo limite e quindi ci devi rendere edotti di quello che sta succedendo in queste partite. Appena finirà, ragazzi, ci mettiamo a parlare solo di Modern. Sapete benissimo che è il mio formato preferito, il formato che seguo di più, quello che porto di più su YouTube. Quindi, cioè, non vedo semplicemente l'ora. E sappiate, sì, c'è qualcuno che ha portato Urza. Basta, ho detto tutto. Giorgio Dalmasso, Boros Operaio, questo è un Boros Operaio di alto livello, perché c'ha 37 rare, quindi era operaio... Ecco, ha fatto il salto, è cresciuto all'interno dell'azienda, era operaio, ora è diventato dirigente. Comunque, 4 mana, 3-3, che dà più 1 più 0 a tutti, e dà più 1 più 0 a tutte le creature, sia quando entra lui, sia quando entra un altro umano.
Nathan attacca con un pezzo 2-1 Meneis e cerca probabilmente il blocco per tradare poi un suo 2-1 Meneis e un botto da 3 che però non ha niente, semplicemente tenta, fa morire il suo 1-1 per tentare. Hanno detto che Urza è della Lazio, è da Lazio, Simo Urza. Questo, e Yafmot è da Roma. Questo non credo, però possiamo insomma andare avanti con il commento. Sì, assolutamente. Doppia montagna però in mano per Stoyer. Nathan ha pescato un buon quantitativo di terde. In pugno, ma invece insomma... ha pescato veramente un buon quantitativo di terde, mentre Tyler presenta 5 carte in mano, di cui 4 spell, tra cui un removal, 2 bouncer e un nasty end, che praticamente è 2 mana instant, sacrifichi una creatura come costo addizionale, peschi 2 oppure 3 se la creatura sacrificata è leggendaria. Che tra l'altro ha in gioco, perché la Mount of Sauron è leggendaria. Decide di fare 3 mana. 3 mana removal per forza sul leggendario, dai. E tenta anche. Leggendario è proprio forte. Sì, eh? Leggendario è proprio forte, forte, forte. Io non so se addirittura qua si può iniziare ad attaccare. Forse sì, una bottarella col 5-5 si può dare, eh? Addirittura può fare attacco-attacco, secondo me. E infatti lo fa. Guardate quanto nel Limited è difficile proprio leggere le partite. Jacopo, grande giocatore di Limited, dice può fare attacco-attacco, come Tyler Hatcher, che sicuramente sa al produrre un motivo. Però lì non era nulla, era banale. Un attacco di una creatura. Perché praticamente con questo attacco... Non c'era nulla di banale, secondo me. La cosa è che con questo attacco giri la race, perché Nathan, se vuole tradare il 4-3 per il 3-4 come ha fatto, deve... perdere un pezzo che attacca molto bene come il 4-3 ed è avanti per l'appunto di race. E se invece prende 8 danni, noi comunque siamo felici e in più abbiamo bouncer in mano. Adesso a fine turno arriva il bouncer che tenta di nuovo, quindi arriviamo a 2 con anello tentato 2 volte, ne faremo anche pesco scarto. Tyler sta giocando in maniera perfetta questa partita, assolutamente. Limited formato più difficile, questo Limited formato bellissimo, oltre che però difficile. È veramente tosto. Pesco scarto. Questo Limited è veramente, veramente tosto, perché come dicevo sin dall'inizio del Pro-Tour, no, per me si gioca molto sullo scambio di risorse, sulle combat fatte bene o meno bene. Quindi è veramente, veramente tosta. Sono difficili da giocare le partite. Non ne vedevo uno bello. Io Kamigawa purtroppo non giocavo, ma no, mi sarebbe... No, Neon Dynasty penso che lui dica. Ah, ok, no. È molto bello quello. L'ho saltato. Ah, l'hai saltato? L'ho saltato quello. E ora, Faramir, Errand, Errand Rider e pianura per il giocatore americano Nathan Stoyer, che pesca. Intanto Tyler ha pescato un 4 mana, metti come seconda nel mazzo d'avversario. Il secondo mi sembra della partita, mentre Nathan si presenta con un altro Errant of Gondor, quindi qua farà 4 mana Faramir e 3 mana Errant Rider, quindi pescherà una carta senza metterne una in fondo, a meno che in risposta, esatto, non cada non il bouncer. Però caspita, non so se lo farei, vediamo. No, invece lo fa pescare. Comunque Nathan a 6 alla fine, beh, più che altro è un 5-5, no? Arriva adesso. E su cosa? No, come? Perché se no lo pescava il turno dopo. Perché comunque Errand pesca. Quindi ora attacca sicuramente. Ti pesco scarto. Questi sono 5, sono gravi, Nathan deve pensare se andare a 1. Birth Day Escape arriva da un turno, arriva da una pescata dopo. Perché sorcery, se no. Esatto. Va uno. Decide di andare a uno, si tiene la creatura. Arriva, quindi pesco una carta, attento, eccolo qua. Sarebbe. No, non sarebbe morto perché quello era il quarto livello. Comunque siamo quasi vicino al quarto livello. Qua arriva un doppio blocco. No, un blocco solo, perché l'altra si fa ammasso.
Nulla in cerbero, non è l'uccellino. Ma fa un solo blocco perché ammassa più due la creatura armata. Non serve il volante. No, il volante ti serve, sì. E però è un solo blocco purtroppo. Certo, chiaro. Purtroppo sì, è un solo blocco. 7-7 con l'anello, fortissima. Ma il problema qui è l'uccellino volante. Ma ha pescato remove Nathan. Ok. Quindi ha vinto 1-0 per Nathan. Perché gli fa 7? Sì, perché c'ha merda in mano. Quindi sono 3-5-6-7. Ha pescato remove questo turno decisivo. Doveva saltare questo turno di removal. Poi ce l'ha pescato. Partita finita. Pesco. No, però con Nasty End non fai danni. E quindi rimane l'1-1. Ah, è vero, aveva Nasty End. Aveva Nasty End. Nasty no, End. Io avevo visto solo una palude stappata per questo che. Però comunque è letale. E quindi sì, è costretto letale. A ciampare, ma siamo vivi. Abbiamo un turno. Perché sono 3, 4, 5, 6, 7. Esatto, sì. Prima pesca e poi attacca. Una leggendaria e poi ha pescato un altro Merdi, uno dei tanti. No, Faramir, ok. Poi pesco scarto per l'anello, pesco per Merry, chiaramente, ragazzi, l'anello certo. È a livello 2 e ha pescato Aquile, un blocco ci deve essere e ha pescato pure bene Tyler, però non penso basti. No, non basta, finita qua la partita. Ci serve tipo l'anello per Voracious Beast, è carina, gli leva un pezzo, mette un blocco. No, non ci basta, ma non basta. Comunque removal molto molto incisivo qui, mamma mia, ha pescato il momento giusto, perché lui voleva fare blocco, faccio una stand sul blocco, vado a 3, poi attacco, sei costretto a bloccare e ti faccio un altro pezzo. Invece removal ha messo una pietra sul game, purtroppo. Game 2, vediamo se Stoyer riesce ad andare 3-0. Si avvicinerebbe alla. Insomma, un'altra dopo. Tra l'altro, Stoyer in Modern non l'ho mai visto. Forte in Modern? Penso sia forte in ogni formato di questo gioco. Forte pure a giocare Mental Magic, probabilmente. 2 mana, 2-1. Un mana, ciclo Aquile. Occhio perché ha tenuto un'altra volta senza rosso, ma corre Briv. Corre Briv. Infatti Nathan, non c'è niente da dire sul giocatore. Si rimischiano il mazzo. Ha ragionissimo David 2016 che dice, oh ragazzi, però non vi dimenticate, a un certo punto aveva 6 terre in gioco, 2 in mano, quindi non è che aveva pescato bene Stoyer, ma aveva pescato. No, però in tutto, nello stesso game l'avversario ha saltato per 4 turni il quinto land drop che probabilmente avrebbe fatto i buchi per terra. E quindi è stata una grande partita, è stata una bellissima partita. Grazie mille per la Prime, peccato non averti qua a commentare con noi, Franco. 2-3, reprieve, e attenzione va in discard perché non ha pescato la terza terra? Losca, che gufata che c'è stata da parte della chat su Nathan, mi sembra palese. A che ora è il Modern? Sicuramente dopo le 2. Sicuramente dopo le 2, attacca ancora, manda Nathan a 16. Tyler ora cosa seguirà? Secondo me qua potrebbe arrivare un Torment of Gollum, perché mi sembra nei giochi ce l'ha in mano. Non ce l'ha in mano, quindi pensa, se fare questo pezzo o fare passo, terra passo. Comunque, questa cosa di tenere con due terre esatte, Stoyer con l'ha una. Fatta... Con una e con Aquila. Una il vabbè, insomma, con due terre e reprieve l'ha fatta durante questa partita, l'ha fatta contro il nostro dal basso, sì, l'ha fatta una partita due o tre prima, volte l'ha fatta. Questa, se non sbaglio, è la quarta volta, però questa sta, volta non gli è riuscita. Non è riuscita. Attenzione, Horn of Gondor, qua potrebbe fare game. Qua... Stappa, alla pesca prossima. E niente, perde. Infatti, guarda, proprio... Nada, non ha pescato la terra. Un keep. Ci sta, delle volte ti punisce, delle volte no. Però non l'aveva mai punito. Infatti, tra l'altro, c'è anche adesso con il suo mulligan. No, non ha mulligan. Però pianura. Pianura e reprieve. Anche qui vuole fare la stessa cosa: fare reprieve sul drop a 2 che sta per uscire dalle mani di Tyler Hatcher. Eccolo qua per pescarsi la terra. Reprieve, pesco. Stavolta arriva la montagna. No, attenzione.
Attenzione a Nathan Stoyer. Tyler sorride, sorride sì. Andare al, a dici perché sorrido? Perché tante volte Magic è anche questo, gli oppo che ti regalano la partita con delle scelte dubbie. Beh, però questa non è una scelta dubbia invece, qua gli ha detto male, dai. Ma pure prima in realtà... Perdonami, però Mulligan lo puoi tirare, eh? C'hai zero giocabili. Beh, zero. Reprieve, on solo the play. Reprieve, solo reprieve. E merdi anche se peschi montagna. Solo reprieve. Solo reprieve. Solo reprieve. Non avrei mudicato quella mano. Questa mano non avrei mudicato. Posso pensarci su quella di prima, ma questa non la mudico mai. Secondo me. In Modern, penso qualche Hammer ci sia, ma pochi. Comunque qua arriva Torment of Godum. D'altronde Tyler ne gioca, mi sembra, due o tre. Mi sa tre gioca, tre Torment of Godum. Tyler abbiamo visto prima il mazzo. E Tyler vincendo eventualmente questa partita potrebbe aver vinto il pod, perché andrebbe a 7 punti. A meno che anche Mark, il giocatore spagnolo, vinca contro Del Basso, perché Del Basso era 1-1. Sì, sì. Penso lui si siano... vince il pod con due vittorie, no? Cioè perché... Due vinte una patta. Esatto, Tyler Hatchell dici? Sì, Tyler. Ah, sì, ok, sì. Giusto, scusa, avevo capito. A meno che il suo avversario non vinca con dal basso, corretto, corretto. Attacca per due, manda Nathan vedi, a 18. Ma Clara comunque dalla chat dice, per me sono dei equip molto dubbi. Cioè io... Cioè, aria montagna. Mi permetto di dire che comunque sono d'accordo, cioè io... Stoyer è Stoyer, però sono dei equip un po'... Io questa con Reprieve on the play la tengo sempre. Come quella che ti ha ammazzato prima, come no. Quella che invece l'ha salvato prima ancora. Cioè il mazzo ha una qualità pazzesca, perché hai paura di avere una carta in meno, no? Non lo so, però boh, io qua tengo sicuro comunque. Prima ci penso, perché è proprio solo una terra, l'altra me la devo cercare, la tengo. Comunque la montagna arriva, quindi la partita ce l'abbiamo, indietro i due turni di land drop che sono tanti, di tre scusate, perché lui era on the play. Sì, però ora, cioè, deve comunque pescare un'altra terra adesso, se pesca un'altra terra ci torniamo in partita, penso. Oddio, no, manco tanto, dobbiamo fare terra, 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 per forza. Pianura. Pianura arrivata. Nathan alla quarta terra. Quattro mana fa removal? Probabilmente sì. O fa Faramir? No, fa removal. Removal spacca l'1-1 volante e fa un token 2-2. Deve cominciare anche lui a mettere a terra un po' di board. Però l'Army 4-4... L'Army 4-4 è un pericolo, eh? Sta lì. Sì, assolutamente. L'Army 4-4 è un bel pericolo. Tra l'altro siamo già 20 a 14 per Tyler Hatchell, quindi insomma non benissimo. Vedi. Ci pensa Tyler. Però vedi, lui, contrariamente alle partite che abbiamo visto prima, non ha giocato aggressivamente sul, tra virgolette... Però non ha proprio un mazzo che può giocare aggressivo. Beh, effettivamente non ce l'ha preso. E attacca per 2, grazie al fatto che ci sono due instant sorcery nel cimitero dopo è stata fatta la Mount of Sauron. Domanda 8. Pesca, arriva un'altra pianura. Quindi facciamo Faramir e siamo open di escape. Trick. Doveva pescare terra, l'ha pescata. Però c'è un bouncer in mano di Tyler. Bouncer molto forte qui, bouncer. Forte in generale, fortissimo, ed è molto forte qui. Vediamo che si inventa, quindi Tyler Hatchell ha una 6-6 che per ora comanda il board. Escape from Ortak non è che ha tutto questo impatto. Denethor ce l'ha in mano e non lo può fare, non perché può, non ha bianco. Non lo può fare, non lo può fare. Comunque attacca... 3-4 con... e 6-6. 3-4 e 6-6. Non ha paura di doppi blocchi. Assolutamente no, perché c'è il bouncer. Quindi. Poi tra l'altro ha prescato Great Hall of the Citadel. Che gli permette di fare Denethor. Può fare Denethor adesso. Può fare Denethor a questo turno. Il triplo blocco. Triplo blocco. Triplo blocco perché non vuole rischiare il removal che effettivamente Tyler Hatchell ha, perché ha un rimbalzino. E vuole dice, portarsi dice a casa. Non token, quindi probabilmente bouncerà Faramir, secondo me.
che lo penserà a fare, gli vuole comunque. E... no, perché c'ha... da 3-4, 2-2-2-2, no? Perché penso che... fai tirare il bounce. Ci ripensa. No, potrebbe fare prima i danni su Faramir e poi vedere un attimo. Se lo pompa gli fai bouncer, se no gli muore. Perché penso che facendo bouncer gli porta via praticamente due pezzi, perché uno glielo ammazza e l'altro lo... Ecco, arriva il bouncer. Ha giocato bene. Ora va bene la giocata. Ora va bene la giocata. Ora ci siamo. Va a due Nathan. Fa no con la testa. Sì. Arriva quindi la terra, il Fixer, e Denethor può arrivare al campo di battaglia. Uno dei personaggi peggiori perde. Signore Lely. Ciao Fox and Factory, grazie mille per essere qua e grazie per il cuoricino. Vorrei essere anche io con voi ogni tanto a qualche torneo in English.